Podcast. Ecco, come facciamo presto a dimenticare, come siamo abituati a far finta di dimenticare, a non accorgersi delle cose che sono sgradevoli. Ci dimentichiamo già forse di Alexei Navalny, dissidente russo, vittima di Putin, che è stato incarcerato per ragioni assolutamente grottesche, mandato lontano in Siberia e poi assassinato dai sicari di Putin. È in uscita un libro per Mondadori che è proprio il suo diario, i suoi scritti da recluso. Questo libro si intitola Patriot ed è un libro che finalmente ci permette invece di riconsiderare tutta la vicenda di questo dissidente russo perseguitato, ucciso e nell'Occidente trattato come un paria. Sono Pierluigi Battista e questo è Winston, la battaglia delle idee. Ecco, Navalny è sempre interessante, è sempre utile ricordarne proprio la storia. Navalny avrebbe potuto fare una scelta diversa, cioè la scelta dell'esilio, restare fuori dalla Russia e possibilmente fuori dalla Russia condurre la sua battaglia contro il totalitarismo di Mosca, contro la repressione di Mosca, contro questo regime dispotico che poi nel 2022 ha invaso l'Ucraina, con un'opinione pubblica occidentale che adesso si sente stanca, come se stanchi non dovessero essere gli ucraini aggrediti, ma l'Europa e il mondo per questioni energetiche, e si fa passare come normale il tracollo di una nazione, l'invasione violenta di una potenza imperiale come Mosca. Ecco, hanno tentato di uccidere Navalny con il veleno, come sempre è successo in più di un'occasione con i nemici di Putin. Lui però si è salvato, non è morto, ma è tornato in Russia e lì gli hanno dato un sacco di anni di carcere durissimo. Le condizioni dei detenuti politici, in particolare anche di tutti gli altri detenuti politici, è una situazione atroce, terrificante. Tutti raccontano appunto episodi di puro sadismo e alla fine è morto probabilmente appunto per un eccesso di sadismo nei confronti dei suoi carcerieri. Questo libro è molto interessante, io vorrei citare soltanto alcune pagine e naturalmente dei brani di alcune pagine che veramente mi hanno colpito. Ho 45 anni, scrive Navalny, ho una famiglia, dei figli, ho avuto una vita da vivere, ho lavorato a cose interessanti, fatto cose utili, ma adesso c'è una guerra in corso. In questo stesso momento, in questo diario, scriveva Navalny, civili morti giacciono sulle strade di Mariupol, in Ucraina. I corpi divorati dai cani, e molti di loro saranno fortunati se finiranno in una fossa comune, senza che ne abbiano alcuna colpa. Io ho fatto le mie scelte, ma queste persone stavano solo vivendo le loro vite. Avevano un lavoro, mantenevano la famiglia. Poi una sera, come un'altra, un delirio livoroso alla TV. Il presidente di un paese confinante, cioè Putin, annuncia che siete tutti nazisti e dovete morire perché l'Ucraina è stata inventata da Lenin. Il giorno dopo una granata entra dalla finestra e non hai più una moglie, un marito o dei figli, e magari nemmeno tu sei sopravvissuto. E quanti carcerati innocenti ci sono? Se tu sei seduto col tuo sacco di lettere, altri detenuti non hanno mai ricevuto una lettera. Alcuni di loro si ammaleranno e moriranno nell'ospedale del carcere, soli. Dunque anche il peggior scenario immaginabile in realtà non è così malvagio. Mi sono rassegnato e l'ho accettato. Questo è Navalny, il libro è Patriot, in uscita in Italia da Mondadori. Winston di Pierluigi Battista, una produzione One Podcast.